Parentela, il tecnico dell'isola, mister, buonasera. Buonasera a voi. Arriva questa vittoria oggi un po' grazie al Rocella, è stato un'autorete, un'isola che comunque raccoglie i tre punti che sono utili a risalire la china della classifica. Si registrano anche nuovi arrivi, come avevi annunciato tu, mister, insomma, delle novità erano attese. Chiaramente gli effetti di questi nuovi arrivi non si possono vedere immediatamente, servirà qualche tempo, qualche giornata in più, ma è chiaro che già questi tre punti sono cose importanti. Sì, intanto sono una partita importante per noi vincerla, sì, però che è stato un autogol, insomma, sbloccarla, però insomma abbiamo giocato sempre nella loro metà campo, abbiamo creato tante palle gol, anche se secondo me potevamo fare molto, molto meglio. Il primo tempo è stato molto contratto, stranamente non abbiamo sfruttato il vento a favore, invece nel secondo tempo abbiamo giocato molto più palle, abbiamo creato diverse palle gol, poi siamo riusciti comunque a sbloccare la gara. Sai, queste sono partite dove c'hai solo da perdere, sì, perché comunque il Rocella è sicuramente in difficoltà a livello di organico, e quindi faccio i complimenti comunque a Ciccio Galati, che comunque riesce sempre a mettere comunque una formazione non allo sbando, ecco. Quindi a loro il Rocella, insomma, hanno fatto la loro partita, però credo che il nostro portiere non abbia subito un tiro in porta, quindi la vittoria è stata fondamentale e importante. Per quanto riguarda gli acquisti, per ora abbiamo solamente preso tre ragazzi, quindi Camara, che insomma è un ragazzo che io l'ho avuto in tutte le squadre, che è un 98, poi abbiamo preso Cristiano, che è un 2001, e Gian Pietruzzi 2003. Oggi hanno giocato sia Gian Pietruzzi che Camara dall'inizio, speriamo insomma in settimana di poter chiudere altri giocatori con cui abbiamo già trovato l'accordo, quindi stiamo solamente aspettando insomma la loro firma. Sì. E andiamo avanti, insomma, posso dire di essere soddisfatto, insomma, del mini ciclo che ho fatto nelle cinque gare. Abbiamo comunque ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta, quindi sì, credo che di meglio insomma non si poteva fare, però sì, purtroppo questa è una media buona. Se si parlava di inizio campionato, è normale che noi partiamo con lo svantaggio di sette gare, quindi c'è da fare sicuramente per salvarsi un campionato quasi da playoff. Certo, perché poi nella gara del girone di ritorno sarà ancora più difficile recuperare terreno. Due gare vinte in casa, nessun pari in trasferta, tre risultati di parità. Questo è il cammino dell'isola che ho percorso complessivamente in questa stagione a livello di punti raccolti, quindi sei in casa e tre in trasferta. Insomma, bisognerebbe cercare di raccogliere anche la prima vittoria fuori casa, però certo partire dalla trasferta in Casella Morrone è proibitivo davvero. Sì, assolutamente, loro stanno facendo un campionato importante, noi domenica l'abbiamo sfiorata la vittoria, perché a Paola abbiamo sbagliato un calcio di rigore al 94esimo, però insomma aver raccolto un punto a Paola, un punto a Gallico sicuramente per noi è stato importante. Ora arriva questa partita proibitiva dove loro giocano veramente a memoria, insomma, li ho visti giocare, insomma è una squadra veramente brillante, una squadra con dei giovani veramente forti, quindi sarà sicuramente una partita per noi proibitiva, però proveremo. Anche un punto sarebbe un buon risultato, anche un punto sarebbe. In questo momento fuori casa fare punti è sempre importante, ed è fondamentale, anche per dare continuità. Questa è la seconda partita che non subiamo gol, quindi insomma dopo i 20 gol che l'isola aveva subito nelle prime sette gare, insomma con me in cinque partite credo che ne abbiamo subiti solo cinque, quindi stiamo anche migliorando da quel punto di vista. Ci sono dei segnali importanti, che la squadra è viva, la società ha voglia di portare a casa questa salvezza, quindi siamo tutti uniti per raggiungere questo, sì, questo difficile obiettivo, ma che sicuramente non è impossibile. Tuo esordio è stato con Lacri, giusto? Sì. Effettivamente c'è un maggiore continuità rispetto all'inizio, che chiaramente è stata una striscia di il pari iniziale, poi una striscia di sconfitte, sì, maggiore certo, continuità in qualche modo c'è. Certo.
bisogna insomma continuare a lavorare, mister. Grazie per l'intervento. Quello è il nostro pane sempre. Grazie a voi e buona serata.